Buongiorno, buongiorno a tutti, buon martedì mattina, ben ritrovati in diretta con una nuova puntata di Fatti e Storie da raccontare. Partiamo con un argomento di purtroppo certa attualità e anche di emergenza, l'emergenza amianto. E lo facciamo in compagnia dell'avvocato in collegamento da Latina Ezio Bonanni. Avvocato, buongiorno, ben trovato sugli schermi di Well TV. Buongiorno a voi. Buongiorno. C'è stato un evento sicuramente di impatto e di grossa importanza il 17 febbraio scorso nella Sala Laudato Si' del Campidoglio a Roma, in cui lei, in qualità di presidente, oltre che avvocato dell'Osservatorio Nazionale Amianto, conosciuto anche con l'acronimo ONA, ha parlato durante questo convegno dal titolo Guerra e Pace, vittima del dovere, di come sia importante soffermarci su alcuni dati che davvero parlano di una emergenza e al centro le problematiche che si trovano ad affrontare gli appartenenti alle forze dell'ordine e le forze armate, grazie regia, vediamo anche subito una locandina, compresi i vigili del fuoco che si sono ammalati o sono morti per causa di servizio e chiaramente anche le loro famiglie. Avvocato, lei si occupa, è specializzato proprio in questo, ci può dare dei dati numerici attuali riguardo all'emergenza amianto, giusto per entrare subito nell'argomento e capire meglio? L'amianto è solo uno dei tanti agenti cancerogeni e quindi dannosi per la salute umana a cui sono esposti i nostri uomini in divisa, oltre naturalmente alla criminalità organizzata e alle loro azioni, anche alla criminalità non organizzata e quindi a una massa di attività delinquenziale a cui fanno fronte specialmente carabinieri, polizia ed emergenze. Come per esempio anche i vigili del fuoco, missioni all'estero come l'esercito, l'aeronautica e la marina militare. E dico non solo amianto, uranio impoverito, radiazioni, oltre naturalmente all'amianto che è il killer, il cancerogeno del terzo millennio che provoca da solo il 78% delle malattie professionali, così come ci dice anche l'Unione Europea. E purtroppo c'è necessità di una maggiore attenzione e salvaguardia per i nostri uomini in divisa, quindi carabinieri, polizia, rispetto alla criminalità e rispetto anche all'amianto e agli altri cancerogeni e delle nostre forze armate. Faccio un esempio, la Marina Militare, chi è stato imbarcato, che ha respirato amianto, ma non solo, e quindi è purtroppo in corso una vera e propria epidemia di almeno 3.000 decessi negli anni solo nella Marina Militare e poi ancora nell'aviazione, nell'esercito, ma anche nelle forze dell'ordine. Poi, se si tiene conto di tutto il resto, l'emergenza è veramente molto più ampia. Grazie avvocato. Tra l'altro la ringrazio anche per avermi anticipato nel dire che il problema non è solo l'amianto, ma c'è tutto il discorso legato appunto all'uranio, alle nanoparticelle di metalli pesanti, Esatto. agenti chimici, quindi tutte sostanze altamente dannose per la nostra incolumità, la nostra salute e fortemente cancerogene. Uno degli obiettivi di ONA sicuramente è quello di tenere alta l'attenzione anche nei confronti di quelle che sono le istituzioni, necessariamente, perché immagino siano per forza i vostri interlocutori a cui Esatto. appellarsi. Ecco, io volevo chiederle, abbiamo anche delle immagini che chiedo alla regia di mandare senza audio come copertura, così le può anche commentare, avvocato. Chi era presente tra le istituzioni e anche i relatori che sedevano al suo fianco al tavolo? Ecco, c'era il sottosegretario Perego che adesso vedo inquadrato, che è stato inviato alla conferenza dal ministro Crosetto e dal quale ci attendiamo una svolta rispetto alla tutela dei nostri uomini in divisa. Mi riferisco ai carabinieri, mi riferisco alla polizia e, no, e dicevo non solo all'amianto, ma anche a tutti gli altri cancerogeni, oltre al fatto delle nanoparticelle. Poi qui inquadrato è il consigliere di Cassazione De Marinis, giudice della sezione. Vediamo un attimo che cosa succede. Vediamo di recuperare il collegamento. Facciamo un attimo un'intersigla e poi torniamo.
Ecco, è ripreso adesso. Avvocato, rieccola. Allora, grazie intanto per essersi ricollegato, grazie alla regia. Ci stava spiegando, stavamo vedendo anche delle immagini di copertura, ripartiamo magari col dire appunto chi stava sedendo al tavolo, così una carrellata li possiamo anche Certo, visualizzare. certissimo. Grazie. Allora, prego. Era il sottosegretario Perego, il consigliere di Cassazione De Marinis, il generale Cardillo, quindi illustri ospiti, il professor Proietti, il dottor Alcanterini, il dottor Montilla. Punto chiave è che l'ONA, oltre che tutelare la salute, ecco, questo è il colonnello Calcagni che ha ricevuto il riconoscimento dello status di vittima del dovere e tuttavia ora è stato posto in congedo rispetto al ruolo di colonnello dell'esercito e per il quale l'amministrazione ha perfino negato il risarcimento del danno. Dicevamo, avvocato, che gli interlocutori sono necessariamente le istituzioni a cui Certamente. fate appello. È intervenuto, e qua poi abbiamo anche le sue parole, le possiamo sentire attraverso un contributo che avete fornito alla redazione, è intervenuto Certo. anche il sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego. Ecco, direi alla regia a questo punto di poter ascoltare direttamente il prossimo contributo, così poi lo commentiamo insieme, avvocato. Bene. Siamo con il sottosegretario alla difesa Matteo Perego, prima del convegno Guerra e Pace, Vittima del Dovere. Gli chiediamo una considerazione, una riflessione su una discriminazione tra gli orfani, tra delle vittime del dovere e vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Il Ministero della Difesa presta massima attenzione a tutte le famiglie, a tutte le vittime del dovere, i servitori dello Stato che hanno vestito la divisa delle nostre forze armate. E c'è massima attenzione da questo punto di vista anche nel valutare, insieme agli altri dicasteri competenti, in particolare il MEF e il Ministero dell'Interno, l'opportunità di potersi risiedere a un tavolo tecnico, che era già stato riunito nel 2015, sulla base degli effetti prodotti da quel tavolo tecnico, valutare l'opportunità di superare questa divisione fra vittime del dovere e vittime del terrorismo, che in linea di principio non è condivisibile, sono entrambe vittime, sono entrambi servitori dello Stato che hanno perso la vita o hanno invalidità nell'assolvere le proprie funzioni e quindi in linea di principio non ci dovrebbe essere questa distinzione. C'è l'impegno da parte di questo governo riprendere questo tavolo tecnico, riunirsi insieme ad altri dicasteri competenti perché non compete soltanto al Ministero della Difesa e cercare di superare questa divisione che, come ho detto poco fa, in linea di principio non ha luogo di esistere. Ecco, abbiamo ascoltato le parole anche del sottosegretario di Stato alla Difesa. Come, diciamo, lo stato dell'arte, qual è, avvocato? Quando avete lasciato la sala del Campidoglio, che cosa rimane da fare? Innanzitutto abolire questa discriminazione tra vittime del dovere e vittime del terrorismo, che è particolarmente odiosa, tenendo conto che spesso il delinquente, la pallottola del delinquente non è che la puoi distinguere tra quella del terrorista o del criminale organizzato o del criminale semplice. E dicevo, diventa odiosa perché colpisce gli orfani, in particolare gli orfani non a carico delle vittime del dovere, che invece hanno delle tutele qualora siano vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Questa distinzione, diciamo noi dell'ONA, non deve aver luogo no, di esistere, perché è contraria ai precetti costituzionali già violati quando i nostri uomini in divisa, ma anche quelli non in divisa, vengono esposti all'amianto nell'esecuzione delle attività specifiche di soccorso, di sorveglianza, di contrasto alla criminalità, eccetera. Quindi ci sono più esposizioni, più rischi, più situazioni che provocano tutte dei danni alla salute e nel caso dell'amianto è un caso emblematico perché l'amianto uccide come le pallottole. Quindi queste discriminazioni, queste divisioni, ma anche il fatto stesso che spesso il Ministero ritarda l'istruttore della pratica, come per il caso del colonnello Calcagni, oppure nega, come per altri casi per i quali poi siamo costretti all'azione giudiziaria, deve venir meno. Confidiamo nel nuovo governo
della Premier Meloni che ci ha espresso vicinanza in occasione di questo convegno, e nel ministro Crosetto e nel sottosegretario Perego. Ce lo auguriamo, altrimenti saremo costretti ancora una volta a proseguire la nostra forma di protesta, naturalmente non violenta, gandhiana, e a rivolgerci alla magistratura per la tutela giurisdizionale delle vittime e dei loro familiari. Avvocato, un'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarla per questo intervento di questa mattina. Durante il convegno si è parlato anche delle novità nelle terapie per curare determinate Certo, malattie. Che cosa è emerso? certamente. Allora è emerso innanzitutto che la prima forma di tutela è la prevenzione primaria, evitare ogni forma di esposizione ai cancerogeni. E se parliamo di rischi criminali, la prevenzione è fornire anche alle nostre forze dell'ordine delle auto blindate e dei sistemi di protezione più rilevanti rispetto a quelli attuali, che sono molto importanti, specialmente nel contrasto alla delinquenza comune e mafiosa. E allo stesso tempo la prevenzione secondaria, cioè il controllo sanitario riferito all'amianto e altri cancerogeni. E in particolare per coloro che hanno svolto le missioni all'estero, abbiamo elaborato con il dottor Montilla un protocollo chelante attraverso il quale ottenere la disintossicazione dei nostri militari e di coloro che sono stati impiegati in alcune missioni come quella del Kosovo piuttosto che quella del Libano, eccetera. Quindi l'ONA ha elaborato un percorso terapeutico preventivo che consiste nella disintossicazione perché questi nostri uomini, i nostri veterani rientrati dalle missioni, hanno il loro corpo intossicato, sangue e organi intossicati da nanoparticelle di metalli. Noi diciamo che non bisogna attendere che vengano colpiti dal cancro o da altre gravi malattie, ma bisogna agire prima. Quindi un forte appello alla sanità militare con la quale noi vogliamo collaborare con i nostri medici specialisti. Era presente il professor Migliore, che è un importante oncologo e chiedo scusa, un chirurgo toracico a livello internazionale, e anche il dottor Montilla, oncologo, che ha elaborato questo protocollo chelante di disintossicazione preventiva rispetto alla diagnosi di cancro o di altre malattie. Questo è molto importante, ci attendiamo questo, oltre naturalmente alla tutela giuridica delle vittime e dei familiari, compresi gli orfani, senza distinzione se siano a carico o non a carico del genitore al momento in cui questi è deceduto per via del servizio svolto per la patria. Il dovere dei militari di difendere la patria non può essere, non può portare comunque alla loro morte per agenti tossico nocivi. Accettiamo che possano morire in combattimento, ma non per le fibre di amianto. La ringrazio, quindi un doppio binario parallelo che deve essere portato avanti. Grazie Esatto. molte, grazie per Grazie a aver voi. affrontato questa tematica così importante di cui secondo me se ne parla molto poco. Quindi grazie ancora all'avvocato Grazie a lei. Buon lavoro Grazie. avvocato, buona giornata. Grazie, Grazie grazie, a lei. arrivederci anche a voi, buon lavoro. Grazie, grazie.